Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darifest. Vi siete mai chiesti quale fosse il parametro più importante per la salute del vostro acquario? La risposta per noi è indubbiamente l'acqua. Il corpo umano è composto in media da circa il 65% di acqua. 66, 67, 68. Così come la superficie terrestre è ricoperta dal 71% di acqua. Insomma, è un elemento fondamentale per la vita. Dunque, non serve spiegare l'importanza e la qualità dell'acqua all'interno delle nostre vasche. Il concetto di qualità cambia in base allo scopo per la quale lo utilizziamo. Ad esempio, per un uso potabile o semplicemente per riempire le nostre vasche. I parametri che ci interessano sono quelli chimici, fisici e microbiologici. I famosi valori giusti, le sostanze organiche e inorganiche e la temperatura saranno risultati soggettivi che andremo a ricercare in base agli animali che andremo a allevare. Sono discorsi lunghi e articolati e preferiremo trattarli con calma e singolarmente nei prossimi episodi. Sicuramente hanno tutti una cosa in comune, un ottimo punto di partenza, l'acqua ad osmosi. Partire da zero per poi aggiungere ciò che ci serve è il miglior modo per avere l'acqua della qualità giusta per i nostri pesci e coralli. Per questo ci avvaliamo di impianti ad osmosi che servono a rendere l'acqua del nostro rubinetto pura. In base alla zona in cui viviamo, quest'ultima potrà essere disponibile nelle nostre case con valori e qualità diversi. Sicuramente, se potabile, dovrà essere priva di microrganismi. Per ottenere questo risultato, molti depuratori si avvalgono dell'utilizzo del cloro, elemento che non vogliamo inserire nelle nostre vasche. In altri casi, l'acqua deriva da sorgenti naturali e arriverà nelle nostre case con degli acquedotti. Potremo dunque trovare elementi diversi in quantità diversa in base a molti fattori. Poco ci importa, dato che il nostro obiettivo è quello di togliere qualsiasi elemento disciolto. Gli impianti ad osmosi, tramite i loro stadi, vanno a rimuovere questi elementi dall'acqua, secondo principi di affinità e grandezza molecolare. Ogni stadio ha un ruolo fondamentale che non può essere trascurato. Anzi, bisogna assicurarsi che non si riduca l'efficienza di nessuno. Per valutare tutti questi numeri che stiamo citando, utilizziamo il TDS come unità di riferimento. Attenzione però che riuscirà a rilevare solo le sostanze che vanno a influenzare la conducibilità elettrica. Quindi zucchero, ammoniaca o forme non ionizzate di silicio non andranno a influenzare la lettura. Il nostro primo obiettivo quindi sarà quello di munirci di un lettore TDS o più di questi per valutare la qualità dell'acqua in uscita dal nostro impianto, che dovrà avere un valore uguale a zero. Ho detto più di uno perché sarebbe utile misurare anche il TDS tra uno stadio e l'altro dell'impianto, o perlomeno tra membrana e resina per conoscere lo stato di usura. Se all'uscita il TDS sarà superiore a zero, sarebbe uno spreco andare a sostituire tutti gli stadi precedenti senza sapere esattamente quale sia quello consumato. Se servirà, faremo un video dedicato all'impianto d'osmosi. Uè, aperitivo? Oh mia bella madonnina! Misurati i TDS in uscita, a questo punto, a parer nostro, il miglior modo per garantirci un'acqua in perfette condizioni è quella di farla analizzare tramite test ICP, perlomeno una volta, giusto per capire se il nostro impianto è ideale per la nostra situazione. Come sempre vi ricordiamo di seguire le pagine Facebook, Instagram e YouTube di Arto e di Darifest. Ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo episodio. E questo era Da Podcast.